alle Comics 2015. Siamo qui alla Cittadella di Alessandria per questa bella iniziativa, la prima edizione di questa fiera del fumetto, del fantasy, del cosplay. Vediamo assieme di che cosa si tratta, cercheremo di trovare i personaggi più curiosi e interessanti. Rimanete con noi. Abbiamo subito due cosplayer, giusto? Sì, esatto. Da cosa siete vestite, ragazzi? Allora, facciamo parte di una serie intitolata Ultimate Muscle. Io sono Mars e lei è Jaeger. Sarebbero praticamente due lottatori di wrestling. Noi abbiamo fatto la versione femminile perché ci mancano i muscoli a noi. Come vi sembra questo alle Comics 2015? Carino, per essere il primo anno che c'è, è carino. C'è gente comunque, poi magari si animerà anche più. Voi già lo state animando più che sufficientemente. Ora, alle Comics 2015 abbiamo un personaggio che tutti noi conosciamo. Siamo in radio, chi ci vede dal canale YouTube l'avrà riconosciuto, ma in radio no. Sei Mary Poppins, ciao. Ciao. Come ti è venuta l'idea di vestirti da Mary Poppins? Così, mi piace il personaggio e noi facciamo costumi e quindi mi è piaciuto fare questo personaggio qua in particolare. Dov'è la borsa magica? Elaborazione. Ah, ok. Il Cosmic Shop Alessandria, come sta andando questo alle Comics 2015? Abbastanza bene, c'è abbastanza gente e siamo abbastanza soddisfatti. Devo dire che comunque anche a livello commerciale si muove bene, diciamo. Bella iniziativa. Sì, una bella iniziativa. Qualche suggerimento, qualcosa che è piaciuto particolarmente? Diciamo che a livello di iniziativa così ho un po' collaborato con i ragazzi che l'hanno fatta e hanno fatto un ottimo lavoro. Si ripeterà sicuramente, io credo, e la prossima volta che lo faremo sarà sicuramente molto più grande. Proseguono gli incontri strani, questa volta decisamente più piacevoli, all'Ale Comics 2015. Ciao ragazze! Ciao. Ciao, ciao! Ciao! Allora, io adesso è difficile dire da cosa siete vestite. Caitlyn Safari, League of Legends. Kunimitsu Tekken Tag 2. Lara Croft versione 2014. Assolutamente nulla. Bene, il tuo mi piace di più di tutti. Che cosa dire di questo Ale Comics? Se non un grande ciao alla telecamera, ragazze. Facciamo un grande ciao. Ciao, ciao! Horror Bad Guys qua ad Ale Comics 2015, decisamente delle brutte facce. Ciao ragazzi! Ciao a voi! Allora, chi sono gli Horror Bad Guys? Horror Bad Guys sono il gruppo ufficiale dei Puffi in Italia. E... Puffi? Certo! No, non siete travestiti da Puffi. Horror Bad Guys è un gruppo di ragazzi appassionati per il cinema. E che è partito 2 anni fa all'insegna dell'horror, ovviamente. Da 2 anni e mezzo a questa parte ricreiamo personaggi dagli anni 70 ad oggi e inoltre facciamo anche cosplay originali, quindi non ripresi da film, ovviamente. Fate paurissima, ragazzi. Ti ringrazio. Credo che sia il miglior complimento che possiate ricevere. Beh, certo. Ma posso intervistare Jason? Parla poco lui, sinceramente. È un ragazzo che parla poco. Provaci, parla solo con sua madre. E cosa posso chiedergli? Chiedigli dov'è sua madre. Dov'è tua madre? Bene, con questo silenzio direi che possiamo chiudere qua dallo stand degli Horror Bad Guys. Grazie ragazzi. Ragazzi, grazie a voi. Ad Ale Comics non poteva mancare Star Wars e in particolare Jedi Generation. Ciao, come ti chiami innanzitutto? Ciao, mi chiamo Emanuele. Sei il capo di Jedi Generation? Sì, diciamo che l'ho creata io. Bene, bravo. Allora, senti, che cos'è Jedi Generation? Allora, Jedi Generation è un gruppo di spettacolo che pratica praticamente vari corsi e ci alleniamo nell'acrobatica, nel potenziamento e in tutta la parte della spada. Mi sembra di capire che voi replicate quello che è l'icona classica di Star Wars, il combattimento con le spade laser. Esatto, siamo un po' degli stuntman in quello che facciamo e quindi impariamo a cadere e insomma... Che effetto fa fare questo in una cittadella militare, qua ad Alessandria, in cittadella, in questa bellissima location?
Beh, fa molto tempio Sith, questa con tutte le colonne, quindi è molto caratteristica. Che la forza sia con voi. Certo, che la forza sia con voi. Ciao, grazie. Ciao.